Lui deve fare una roba, deve accostare la macchina in autostrada, scavalcare e venire qui e aprirci da fuori. Tu gli apri e ci apre. Fra, non sto scherzando. Qui è tutto chiuso, raga. Questo è il magazzino. Dai, se vieni qui te li do. Questo sono io che dormo nel retro di un furgone alle 2:30 di notte. E perché una guardia è così arrabbiata con noi, tanto da cacciarci via di corsa? E questi siamo sempre noi, bloccati all'interno del nostro furgone, senza via d'uscita. Oggi avevo soltanto una missione, quella di rimanere bloccato alla Decathlon per tutta la notte. Ah, e fidatevi, ci saranno non pochi problemi. Quindi, ora è 5:30 di pomeriggio, arriviamo davanti alla Decathlon. Ci siamo, Decathlon, ok? Bro, ascoltami bene. Io ho avuto già un problema in passato. Non ti posso dire con chi, perché c'è una denuncia in ballo, cose varie. Nessuno nomini, ho capito, ok. Ci sono problemi, quindi non posso nominare con chi ho avuto problemi. Ma per un video del genere ho avuto grossi problemi. Questo vuol dire che dobbiamo stare attenti questa volta. Abbiamo preso la seria decisione di rischiarcela nuovamente. Esatto. Sì, esatto. Non so chi di voi se lo ricorda, ma circa 2 anni fa ho fatto lo stesso identico video in un altro posto e ho preso 2 denunce penali. Non vi posso dire che posto è, perché appunto ci sono delle denunce in corso, ma vorrei evitare che capitasse anche questa volta. Quindi step numero 1: fare un'esplorazione generale quando la Decathlon è aperta, per capire potenzialmente dove ci potremmo nascondere per tutta la notte. Perché chiaramente alla Decathlon, quando chiude, ci sono delle guardie che girano e che controllano che non ci siano ladri, che nessuno rubi nulla. Quindi entriamo e parte subito la ricerca. Facciamoci un giro generale per capire un attimo le zone almeno. Cioè, guarda qui. Tipo, il vero problema, bro, è che qua non c'è nessun posto dove ci possiamo nascondere. Cioè, tipo, qua sotto è ridicolo. Esatto, perché il vero problema della Decathlon era quello che qui dentro non ci sono armadi, letti dove potersi nascondere sotto o cose del genere, ma ci sono soltanto vestiti in esposizione. Quindi nascondersi lì senza farsi beccare da nessuno era davvero complesso. E per cercare più velocemente, io e Sosta ci dividiamo e iniziamo ad addocchiare i primi punti interessanti. Ma io sono convinto che di notte passino delle guardie a controllare che sia tutto a posto. Io sono certo al 100%. E lì dietro, se c'è almeno una chiusura, una porta, ci beccano sicuramente. Ma dopo soli 20 minuti di ricerche, la mia idea era questa. Ok, sto davvero iniziando a pensare che sia quasi impossibile. Non sto scherzando, non riesco. Forse nei bagni. Però nei bagni c'è. Ma vuoi che non ci sia qualcuno che vada a controllare? Nel frattempo Sos era dalla parte opposta della Decathlon a cercare anche lui un posto in cui poterci nascondere. Qui secondo me, se tocchiamo solo qualcosa, inizia a suonare tutto. E raga, è un casino se inizia a suonare tutto. Ok, sono nella zona camerini. Raga, secondo me qui è perfetto. Tipo, ne prendi uno, ne prendi uno, chiudi. E anche con la calamita, sali qui, così non ti vedono i piedi. Così non ti vedono i piedi, stai qui, zitto, muto, sperando che però non aprano. Quindi 10 minuti dopo io e Sos ci incontriamo per fare il punto della situazione. Ma io ero arrivato a mani vuote, non avevo per nulla idee, mentre invece lui ne aveva 2. Ho trovato un'altra soluzione oltre alle tende. Adesso dobbiamo andare di sotto, che non abbiamo ancora per lo okay. Sotto i camerini. Andiamo nei camerini per... perché è perfetto, perché tu chiudi la tenda, che è con la calamita, okay. E per non farti vedere i piedi sali tu dove ci si appoggia, dove ci si allora, siede. Quella... però lì perché non devono aprire. Esatto, vieni qua. Idea numero 1, i camerini. Effettivamente potrebbe essere geniale. Quindi andiamo immediatamente a vedere come sono questi maledetti camerini. Io ho pensato anche ai bagni. Io farei una cosa, andiamo a vedere come sono i bagni. Ci sono. E poi andiamo. Li hai visti? Ma vuoi che non ci sono i bagni dentro la Decathlon? Impossibile. Andiamo a vedere bagni andiamo, e camerini. Andiamo. Entrambe le cose. Ok, problema, bro. Però è un problema perché dobbiamo entrare nel bar. Esatto, vieni qua. No, infatti c'è un problema. Adesso te lo spiego qual è. Allora, il problema è uno, che qui non ci sono bagni dentro la Decathlon, ci sono soltanto questi qua. Ma hai visto il muretto che c'era prima che divideva questo posto dalla Decathlon? Poi è chiuso quella serranda, se noi ci nascondiamo qui alla Decathlon poi non ci fanno entrare perché c'è la serranda. Sì, non c'erano bagni all'interno della Decathlon, ma ce n'erano soltanto all'interno del centro commerciale in cui era situata la Decathlon. Quindi l'idea dei bagni è stata già scartata. Quindi adesso andiamo verso i camerini. Fammi vedere, eccoli qua, aspetta. Sì, si vede. Prova ad andare dentro, vai dentro. Sì, si vede soltanto sotto. Sì, no, fermo. Ascoltami. No, ascoltami. 100%. No, lo aprono, esatto. Se li tengono tutti aperti anche adesso, vuol dire che durante la notte, se c'è uno chiuso, dicono: oh, c'è qualcuno dentro. Questo non va bene. No, non va bene. Ma notiamo che i camerini sono sempre aperti. Quindi, se qualcuno dovesse vederne uno chiuso, sicuramente si sospettirebbe. Terza opzione: andiamo a cercare le tende quelle in esposizione. Poteva essere un'idea un po' strana, ma nascondendosi lì dentro, nessuno si aspetterebbe mai che ci sia qualcuno. Ok, c'è un grossissimo problema. Non ci sono. Sfiga abbiamo, non ci modo. Sono, non so perché.
perché non sono montate? Tutte vedete, le Decathlon che sono tutte montate. Dove okay. siamo stati, però, c'era il campeggio con le tende montate. Con le tende, l'esempio. Ok. Ma purtroppo scopriamo che questa è l'unica Decathlon che non ha le tende fuori in esposizione. A questo punto siamo disperati, non sappiamo cosa fare. E probabilmente la gente si stava iniziando ad insospettire. Quindi, per sicurezza, usciamo e ragioniamo. Tra l'altro, guarda cosa ho notato: ci sono delle telecamere esterne, bro. Guarda, è pieno lì sotto. Una. Sì, quelle che guardano da tutte le parti. No, aspetta. Questo vuol dire che qui il parcheggio di notte è vuoto. E secondo me il parcheggio potrebbe anche essere custodito. Bro, vuol dire che se stiamo fuori dal parcheggio, le fotocamere vedono che c'è qualcuno fuori dal parcheggio. Ed è strano, bro. Anche perché qui, attenzione, perché lì il parcheggio lo chiudono con la sbarra. Quindi okay. potenzialmente nessuno dovrebbe stare dentro il parcheggio. E appena siamo fuori, notiamo altre telecamere di sicurezza. Quindi c'era l'ennesimo problema. Anche il parcheggio era custodito. E soprattutto quando la Decathlon chiudeva, non ci dovrebbero essere più macchine. Quindi chiamo Zerbian Papi per chiedere a lui cosa ne pensa e dei consigli. Anche se non è stata proprio la mossa migliore che potevo fare. Ma che roba? Papà, ascolta una roba importante, devi darmi dei consigli. Allora, io devo rimanere chiuso dentro la Decathlon tutta la notte. Secondo te come potremmo fare? No, aspetta, ma è una questione di vita o di morte, cioè non ci sono, è una questione di morte. Non devi fare ste robe, Luca, non devi fare ste robe, sei già stato denunciato. Quindi? Quindi non lo fai, anche se sei maggiorenne potrei dirti fregatene, il mio consiglio è non fare niente, perché sennò ti denunciano ancora. Stavolta non ci sgamano, non prendiamo nessuna denuncia. No, non prendiamo nessuna denuncia, tanto non c'è una fotocamera qua sopra, esattamente qui. Zerbian Papi non è stato d'aiuto. Quindi andiamo a mangiare e iniziamo a pensare cosa potevamo fare. Quando ad una certa ci viene un'idea incredibile. Dato che dentro è difficilissimo nasconderci, cosa facciamo? Ci nascondiamo fuori. Aspetta, adesso vi spiego meglio. Allora, questo è un parcheggio in cui in teoria non ci si potrebbe stare. Nel senso, è aperto quando la Decathlon è aperta e quando i negozi intorno sono aperti. Quando poi è tutto chiuso, il mini centro commerciale che c'è qui, contigo tali, Lidl, McDonald's, eccetera, a quel punto chiudono anche il parcheggio, ok? In modo che le macchine la mattina dopo li possono parcheggiare. E va bene, però se noi ci nascondiamo fuori, siamo molto più tranquilli. Perché fuori le uniche fotocamere a cui dobbiamo stare attenti sono quelle lì. Ma basta che non passiamo lì sotto. Effettivamente, bro, è dormire dentro la Decathlon. Esatto. Però se legalmente non si può, qual è l'altro modo per far sì che dormiamo fuori dalla Decathlon? Attenzione, dobbiamo affittare un furgone, bro. Dobbiamo affittare per forza di cose un furgone. E quindi adesso andiamo a cercare alle 7 di sera qualcuno che ci affitti un furgone, sperando di trovarlo. Quindi l'idea era questa: affittiamo un furgone, ci nascondiamo all'interno del parcheggio della Decathlon, facciamo diventare il furgone una specie di casetta, comprando materassi, provviste, eccetera eccetera. E poi rimaniamo bloccati all'interno del furgone del parcheggio della Decathlon, sperando che nessuno ci becchi per tutta la notte. In ogni caso, per sicurezza, chiedo a ChatGPT cosa avremmo rischiato se qualcuno ci avesse beccato. La prima: impedimento di libertà e movimento, perché noi non ci abbiamo pensato. Ma se prendiamo la decisione di rimanere chiusi dentro il parcheggio della Decathlon privato, bro, poi noi non possiamo più uscire, la sbarra non si alza più. Quindi se prendiamo quella decisione, siamo per forza chiusi lì tutta la notte. Cioè, ormai non si può più tornare indietro se dovessimo farlo. La seconda cosa, che è quella che mi preoccupa di più, e anche mio padre, sono le sanzioni legali, perché violazione di proprietà privata, violazione di qualche regolamento o addirittura denuncia da parte del proprietario o del gestore, cosa che onestamente a me è già successa con un altro posto. Quindi anche qui dobbiamo stare molto attenti a non farci beccare, io direi. Quindi ora ti faccio una domanda: ci vogliamo prendere a rischio? Io posso dirti una cosa? Quando io entro in gioco, gioco per vincere. Quindi la risposta quindi è sì. Sì, assolutamente. Assolutamente sì, il rischio ce lo prendiamo. Quindi per questa cosa iscriviti al canale e lascia subito like. Mi raccomando. Ora comunque non perdiamo altro tempo e chiamiamo tutti i noleggi di furgoni. Era tardi, praticamente erano tutti chiusi. Quando ad una certa troviamo questo noleggio qua, chiamiamo, prenotiamo il furgone e lo andiamo immediatamente a ritirare. Ed eccolo qui, abbiamo noleggiato il furgone. Le cose le facciamo in grande. Esatto, e tra l'altro abbiamo noleggiato il furgone più grosso che abbiamo trovato, che è esattamente questo qui. Guarda che roba, vi faccio vedere la nostra nuova camera da letto per stanotte. Apri il furgone, ora dobbiamo acchittarla per bere. C'è già la luce, bro. Guarda che robetta, c'è già la luce, perfetta. Sai che lo devi guidare tu, quindi qualsiasi responsabilità è tua. Questa volta davvero, te lo dico già, sì. Bro, è enorme, bro, è davvero enorme. Raga, vi giuro che è grossissimo sto robo. Meno male che almeno i sensori. Per guidarlo è un bordello. Te lo giuro, è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. Ciccio, è enorme. Ciccio, concentratissimo. Va qua, che robetta. Eh sì,
ci siamo! Questo abbraccino! Ora step numero 2. Far diventare il furgone la nostra camera da letto. Quindi ritorniamo dentro la Decathlon e iniziamo a cercare il nostro letto. E la cosa che si avvicinava di più un letto all'interno della Decathlon erano questi materassini gonfiabili. Andiamo anche a cercare delle provviste e qualcosa da bere, perché chiaramente dobbiamo sopravvivere lì tutta la notte. Quindi scegliamo queste barrette proteiche, queste cose proteiche, che sicuramente piaceranno a Sos, non a me. Decide anche di flexare un attimo il fisico a questa signora, poverina. Troviamo ufficialmente da mangiare tutte queste barrette e anche da bere il Powerade, anche perché l'acqua non c'era. Andiamo a pagare, usciamo e iniziamo ad acchittare il camion come se fosse la nostra camera da letto per questa notte. Bro, l'ho appena notato, non c'è la pompa. Come si gonfia? Che ore sono? Che ore sono? Dobbiamo andare. Dobbiamo volare a prenderlo. Vai, vola tu, bro, vola tu. Io sto contro la queste robe qui. Vola tu. Fra, velocissimo, tra un quarto d'ora chiudo. Prendi la pompa, torna qua. Ok, Gigio sta andando a comprare la pompa, raga, non capire che c***o fare. Nella confezione non c'era anche la pompa per gonfiarlo. Quindi Sos va velocissimamente a comprarla. Nel frattempo questa era la situazione nel camion. E tra pochissimo tutti i negozi avrebbero chiuso. Quindi avevamo davvero pochissimo tempo. Sos trova la pompa e ci siamo. Bro, ce l'hai? Quanto hai pagato? Dopo tipo 20 minuti l'ho trovata, 10 euro. Ok, devo chiedere un commesso perché è enorme, non la trovavo. Okay. O c'è questa, quindi a piede, okay. O se no quella elettrica. Ma quella elettrica non potevamo usarla perché non c'è la spina. Non c'è la spina, ok, quindi, perfetto. Quindi, quella a piede, che devi schiacciare. Devi per forza schiacciare. No, esatto, c'è un problema, aspetta. Vediamoci i compiti, vado a chiedere a che ora chiudono Decathlon, sì, Lidl, Brico. Così perché non c'è voglia di gonfiarlo. Esatto, così tu gonfi il materassino, ci vediamo dopo. Dai, bella Gigio. Quindi ci dividiamo subito i compiti. Gigio avrebbe gonfiato il nostro letto per questa notte. Io nel frattempo andavo da tutti i negozi vicino a chiedere a che ora avrebbero chiuso, in modo che avremmo saputo a che ora tutte le macchine sarebbero andate via. Ma mentre io chiedevo a che ora chiudessero i posti, a Gigio viene questa idea. Siccome ogni volta lui fa gli scherzi a tutti, io adesso prendo questo bellissimo furgone e me ne vado ufficialmente. Così lui girerà per 40 minuti senza trovarmi. Prima di farmi uno scherzo, in questo momento è che avevamo pochissimo tempo. Sì, lui mi fa uno scherzo, cioè follia, un genio. Nel frattempo scopro che ufficialmente la Lidl è il posto che chiude più tardi di tutti. Alle 9. Ok, grazie. Quindi avevamo ancora un po' di tempo per organizzarci e preparare tutto. Nel frattempo prendo, esco e vado verso il parcheggio cercando il nostro furgone. Ma guarda caso non lo trovo, perché Gigio è un idiota. No raga, non sto scherzando, non so che sia successo. Sarà sicuramente Gigio che con Pirla è sparito il furgone. È sparito ufficialmente il furgone. Ok raga, il furgone era qui. Vabbè Gigio, il solito è niente. Oh, dobbiamo fare una cosa in discrezione senza farci beccare. Sparisce il furgone. Ma dov'è finito? Dai, porco Diaz. No raga, non mi sta neanche rispondendo il telefono. Ma dov'è? Ma che cazzo. Vabbè oh, quando lavori con un pirla è così. Ma dov'è? E dopo 20 minuti Gigio finalmente mi risponde al telefono e decide di tornare. Per fortuna che la Lidl chiude alle 9, sennò per questo suo scherzo sarebbe saltato tutto il piano. Quindi ora non perdiamo tempo e iniziamo subito a gonfiare il nostro materassino gonfiabile, che ci farà da letto durante questa notte. E dopo 20 minuti il materassino era gonfio. E questo è ufficialmente il nostro letto di stasera. Nel frattempo ci mancava soltanto una cosa, i power bank per il telefono, perché senza quelli non saremmo neanche riusciti a registrare. Quindi ore 8:35. Avevamo 25 minuti prima che chiudesse l'ultimo posto e quindi che chiudessero definitivamente il parcheggio per andare a casa di Gigio, prendere i power bank degli iPhone e tornare nel parcheggio con il nostro furgone. E a Gigio viene questa brillante idea, quella di testare la camera da letto facendomi stare nel retro del furgone. Ah Gigio, sei un idiota, fra! No, Gigio, non fai coglione, fra! Fra, non devi fare coglione, Gigio! Porco Dio! Porco Dio! No, fra! No, Gigio! Ve lo giuro, dopo 5 minuti di furgone stavo per vomitare. Quindi fermo tutto, scendo e vado nel posto davanti. Quindi arriviamo a casa, prendiamo il powerbank e quello che ci serviva e ritorniamo alla Decathlon, nel parcheggio. Tra l'altro cambiamo posizione, invece di stare in questo parcheggio esattamente davanti, siamo in quest'altro parcheggio, nel retro della Decathlon. Dato che notiamo che in quella zona ci sono altri furgoni, probabilmente del magazzino, dell'IKEA, della Decathlon o di qualche posto che c'era lì. Così che magari se dovesse passare una guardia ci avrebbe sicuramente scambiato per un furgone porta merci. E chiudendo questa porta io vi assicuro che abbiamo fatto uno degli errori più grandi della serata, dato che questo sarà quello che succederà tra un po' di tempo. Lui deve fare una roba, deve accostare la macchina in autostrada, scavalcare e venire qui e aprirci da fuori. Tu gli apri e ci apri. Fra, non sto scherzando. Sono passati solo 5 minuti.
È già una situazione gravissima, mi sono già stufato. Gigi, non lanciare le merendine. Quindi, ora dovevamo soltanto cazzeggiare un po', aspettare che il posto chiudesse, che tutti se ne andassero via, per poi uscire e rimanere da soli, bloccati, ufficialmente nel parcheggio della Decathlon. E ora, mentre non sapevamo cosa fare, ceniamo, quindi assaggiamo le merendine, le cose proteiche che abbiamo comprato il pomeriggio. Dai, bro, guarda com'è. Aspetta, bro. Però non so niente che sta di cioccolato, bro, perché è al cacao, ma guardate com'è. Ha un odore stranissimo, bro. Ok, assaggiamo insieme. Io do un morsino. Anch'io do un morsino. 3, 2, 1. Mamma mia. Bro, letteralmente polistirolo. Ma è vuoto. Ma come è vuoto? Ma guarda la confezione che c'è il cioccolato. No, se devi sputare nel sacchetto, bro. Te lo giuro, piuttosto stasera non mangio. Giuro, fra, piuttosto stasera non mangio. Mamma mia. No. Bro. No, immangiabile. Schifo. Ok, ufficialmente fa tutto schifo. Cioè, raga, non è che fa schifo perché non si dice, ma a me non piace niente di quello che c'era. In realtà neanche a Gigio, le mangia soltanto perché sono cose proteiche. Nel frattempo c'era un freddo allucinante, raga, si gelava. La temperatura si stava abbassando e a me stava venendo ancora più fame. Quindi l'unica idea poteva essere questa. A meno che non chiamiamo qualcuno, non lo facciamo accostare in autostrada. No, e ci facciamo. Dovrebbe scavalcare. Bro, non sto scherzando, su. Dovrebbe scavalcare, no, secondo me ci lancia il cibo. Bro, non sto scherzando. Sto davvero iniziando a avere freddo. Ma fa freddo. Quindi cazzeggiamo per altri 20 minuti. Erano le 10:10. Tutti i posti avevano chiuso almeno da 1 ora e 10 minuti. Era finalmente arrivato il momento di uscire dal furgone e vedere com'era la situazione. Ma quando tentiamo di aprire il furgone, c'era un problema. Ok, bro. No. Come no? Cazzo. No, bro, che cazzo. Pazzisco, no. Impazzisco. No, lo sto scherzando, impazzisco. No, levati. Impazzisco, mi sono chiuso dentro. Impazzisco, non dire cazzo. No. Te lo giuro, non è un mio scherzo. Apri, prova a schiacciare le chiavi per aprire. Apri con le chiavi. Clicca le chiavi. Prova. Ok. No, fai vedere che stiamo schiacciando prima che sembra fake. Raga, non sto scherzando, ve lo giuro. Ok, non sto scherzando. Bro. È impossibile. Vedi, poi apri, lucchetto aperto. Apri. Ok, tutto aperto. Ok. Apri. Raga, giuro, non sto scherzando. Queste qui sono delle prese. Dai, bro, fai serio, hai spento le luci tu. Non te le hai spente tu adesso. Dai, fra, che cazzo è successo? Gigio, sei un idiota. Dai, dimmi che non scherzo tu. Non riesco a fare nulla, bro, nulla. Sto aprendo sto cazzo di furgone, non va. Tutto chiuso. Le porte del furgone erano completamente bloccate e noi eravamo rimasti bloccati al suo interno senza possibilità di uscire. Le batterie del furgone probabilmente si erano scaricate, si era anche spenta la luce del furgone. Quindi noi eravamo ufficialmente bloccati dentro il furgone senza luce. L'unica soluzione era quella o di chiamare i carabinieri o quella di chiamare qualcuno che scavalcasse la sbarra all'ingresso e venisse ad aprirci il furgone da fuori. Quindi chiamiamo Mancio, che abitava soltanto a 15 minuti in macchina dalla Decathlon, e gli diciamo di venire qui immediatamente perché ci deve aprire il furgone. Ok, raga, non sto scherzando, la situazione è follia, siamo chiusi dentro. Speriamo risponda, bro. Bro, io ho... Bro. Siamo rimasti chiusi dentro al cazzo camion. Ascoltami, Decathlon 5. Ok. Ascoltami, tu devi fare così. Arriva davanti alla Decathlon, ci sarà una sbarra che non ti farà passare perché il parcheggio privato è chiuso, ok? Ok. Tu devi parcheggiare la macchina lì vicino alla sbarra. Parcheggi lì vicino, scavalchi, arrivi dove c'è il parcheggio grosso della Decathlon. A quel punto fai il giro largo e arriverai in un altro parcheggio piccolino dove siamo noi. Vedrai un furgone bianco. Il furgone bianco ci chiami quando sei qua fuori e lo apri, bro. Fortunatamente ad una certa capiamo anche come accendere la luce. Bastava cliccare un pulsante sulle chiavi. E circa 25 minuti dopo arriva il nostro salvatore che ci apre il furgone. Buone notizie, raga. Abbiamo capito come accendere la luce. C'è un tasto sul coso per accenderla. Almeno questo. Mancio! Raga. Oddio, sono apri. Salvatore, bro. Apri subito. Oh, porco diaz. Fammi vedere com'è qui. Però oddio, guarda che situazione. Guarda che situazione, fra non c'è nulla. Mi trovo andando lì a sinistra. No, Mancio. Bro. Ok, la situazione era molto particolare. Effettivamente non eravamo in una bellissima zona. Quindi può essere che qualcuno durante la notte scavalchi la sbarra e si metta a fare cose strane all'interno del parcheggio. Non lo sapevamo. Comunque noi salutiamo Mancio che se ne va a casa e ci mettiamo ad esplorare il parcheggio privato della Decathlon. Qui è tutto chiuso, raga. Questo è il magazzino. Questo è il magazzino della Decathlon. Attento alle fotocamere, bro. Questo, raga, è il magazzino della Decathlon. Tutto chiuso. Guarda che roba. Gigio, stai attento a non farti... Ma? Aspetta.
Bro, ma queste sembrano le cose di qualche senza tetto. Sì, sì, tu dormi qualcuno, no? Gli lascerei 10 euro se avessi contanti. Bro, stai attento che non becchiamo qualcuno, eh. Oh. Guarda la sbarra, guarda la sbarra, guarda la sbarra, bro. Veramente c'è l'allarme, se attento anche a non appoggiarti a porte o cose, Mi raccomando. Guarda, bro, no. Okay, ci ha preso in pieno, ci ha preso in pieno. Ok. Ok, era pieno di fotocamere e sicuramente questa qui ci aveva inquadrato. Ma in ogni caso, se non facciamo cavolate, sicuramente le telecamere di sicurezza nessuno le guarda. C'era un freddo allucinante, era anche arrivata notte, era tardi, c'era molto freddo e volevamo soltanto dormire. Quindi abbiamo esplorato, rientriamo nel nostro furgone e finalmente cerchiamo di dormire almeno per qualche ora, fino all'alba, per poi tornare a casa. Ok, aspetta. Ora dormiamo, ma 1 a 5. Due tentativi come prima. Dormi in mutande. Ma bro, dormi in mutande. Sei scemo? Dormi. Ti ho appena detto che c'ho freddo. Appunto, dormi in mutande. Ma bro, ma che problemi hai? 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 2. Dai, Sbrigati. Dormi in mutande, bro. Non ho più... Dormi in mutande, fra. Bro, le sfide si mantengono. Non dovevi accettarla, fra. Basta che non mi tocchi durante la notte. E ti conosco a te. Però mi copro con la cosa. Tra l'altro, dobbiamo pure lasciare l'ISO chiuso, se no ci chiudiamo dentro. Quindi ci sarà ancora più freddo più tardi. Ora è praticamente mezzanotte. No. Cioè, ma vi rendete conto? Le mutande vuol dire che la maglietta me la tengo, giusto? Siamo tienita. Anzi, toglila, che cazzo. Perché? Ma bro, perché hai deciso? Non ho detto mutande. No, fra, ho detto nudo, ho detto. Giovanna, se non ti faccio togliere anche le mutande. No, ok. Censura, ragazzi, so che mi piace vedere questa scena di Gigio, ma purtroppo la devo tagliare. Io la posso vedere al pieno, al 100%. Nelle storie Instagram, se volete. Hai freddo, bro. Buonanotte, fiorellino. Io non riuscivo a dormire per nessun motivo. Gigio, invece, ce la stava facendo. Quindi decido di fargli un bello scherzo. Dato che ha perso la sfida di prima ed è stato costretto a dormire in mutande, gli rubo tutti i vestiti e scappo. Gigio! Oh, alzati. Bro, ma che cazzo? Perché qui ci sono i tuoi vestiti, fra? Perché qui ci sono i tuoi vestiti, Ciccio? Perché qui ci sono i tuoi vestiti, frate? Ma che cazzo? Dai, bro, lasci. Dai, Ciccio. Dai, bella, bro. Dai, bella, bella. Dai, bella, bella. Ciccio. 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 Ma che cazzo? Dai, bra, se vieni qui te li do. Dai, Ciccio, vieni. Dai, bro, vieni qui. Tieni, dai, tieni. Ciccio in mutande. Fuori dal cazzo. Dai, bro. Dai, fra, mi dovrò pure. Perché? Io vado a dormire davanti. Ma che cazzo ridi, bro? Gigio, si incazza a dormire davanti. Ok, Gigio, scusami. Gigio, davvero, non lo rifarò mai più questo scherzo, ma mi stavo annoiando, dovevo fare qualcosa. E invece per voi ragazze, ringraziatemi che avete visto Gigio Sos in mutande per la prima volta, ringraziatemi. Ma dopo questo scherzo lui non voleva più saperne di dormire dietro con me nel furgone, giustamente direi. Quindi si va ad addormentare nel posto davanti. Io mi addormento dietro sul mio bel materassino e sembrava andare tutto bene, bastava che dormissimo soltanto 3 ore, perché poi alle 7 di mattina la sbarra si sarebbe riaperta. Quando dopo soltanto 40 minuti che stavamo tentando di dormire, Gigio viene svegliato in questo modo. Aspetti che non ho capito. Andiamo via subito, va bene? Questa era una guardia, la guardia notturna che controllava che tutto andasse bene nel parcheggio. E dato che non c'era nessuno e probabilmente i camion e i furgoni che ci sono lì, la guardia li conosceva tutti, notando un furgone che non aveva mai visto, con soprattutto una persona che dormiva nel posto del guidatore, decide di chiedere cosa stia succedendo e per quale motivo eravamo lì. Ma che devo svegliare Zia? Si inventa 2 o 3 scuse, ma alla fine cede ed è costretto a svegliare anche me. No, niente. Bro. Veloce, bro. Oh! Bro. Cosa state facendo qua, ragazzi? Oh. Bro, dobbiamo andare via. Niente, cosa state facendo qua, ragazzi? Bro, andiamo via.
Ma è custode, bro. Non si può dormire qui. No, lo pacchetto sigillato, no. Pure che non c'è relazione di dietro, fa casino qui. Poi dovete mandare qui. Va bene, no, ci scusi, guarda, non sapevamo non potessimo. Il pacchetto sigillato. Non sapevamo non potessimo stare qui, avete fatto entrare. No. Fare la chiusa. No, prima è un'ora fa era aperta quella sbarra lì. È impossibile. Cazzo è successo? Ma che cazzo è successo? Faccio un casino. No, ma io non lo so. Io stavo dormendo, bro. È arrivato bussandomi così con la luce. Non ho capito. Ricato? Sì, perché a un certo punto ci ho messo un po', acceso le cose. Però, bro, fortunatamente la guardia aveva le chiavi per aprire la sbarra e ci lascia andare via. In ogni caso la sfida non è stata completata perché siamo andati via alle 4:30, ma ci siamo andati davvero molto vicino. Quindi se volete che ci riprovo in altri posti, mi raccomando, lasciate immediatamente like e iscrivetevi al canale. Fatelo adesso.